Bene, ci siamo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a nome della... Sono Leonello Biscaro, presidente dell'Accademia Italiana di Odontoteria Protesica, e quindi a nome dell'Accademia Italiana voglio dare il benvenuto al dottor Vespa. Il tema di questa chiacchierata è la salute dentale in tempo di crisi, un costo, un investimento. Ora, evidentemente, per la salute generale avere una bocca stabilmente in ordine è un investimento. Perché un'accademia scientifica come la nostra ha deciso di fare un evento di questo tipo? Perché noi abbiamo uno statuto che dice che la nostra accademia opera al fine di sensibilizzare la popolazione sui problemi della salute, di migliorare la comprensione delle varie branche dell'odontoiatria e anche di incentivare il rispetto dell'etica. Il problema è che dal 2006, con l'avvento della legge Bersani, la pubblicità si è liberalizzata. Quindi c'è legalmente la pubblicità, la possibilità di liberalizzare i servizi sanitari. E questo ha portato all'avvento di forme di pubblicità di questo tipo, che ormai monopolizzano il mercato pubblicitario, non soltanto del dentale, ma, come stavamo dicendo prima, anche di branche come la chirurgia estetica, la chirurgia plastica, facendo leva proprio sul richiamo che l'estetica ha nella nostra società. E quindi il refrain di tutti questi messaggi che cos'è? È la possibilità di offrire delle prestazioni sanitarie low cost. Il problema è che per la gente è molto difficile rapportare il prezzo alla qualità. Chi più spende meno spende è un bel detto, però non è una verità scientifica. Però se noi sensibilizziamo la gente al fatto che è possibile individuare la non qualità attraverso i costi, quindi se noi sensibilizziamo e informiamo su quelli che sono dei costi minimi da sostenersi per fare la qualità, la gente non può individuare la qualità, ma può individuare la non qualità. E mi creda, questo è già sarebbe veramente un bel successo. Perché c'è una competitività così, quello che dicevo prima, insomma, questa richiesta di preventivi, questa richiesta di informazioni, largamente superiore a quella che si riscontra nelle altre discipline. Si sta entrando in una logica, in una dinamica anche di negoziazione differente, purtroppo con una bassa capacità di giudizio concreto da parte del paziente e col rischio di incappare. Ecco. Si sta assistendo a una, come dire, a una mutazione del sistema competitivo, con un rischio da parte del cittadino, perché dobbiamo tenerlo in conto, che possa incappare, quindi non parliamo adesso di Coop, facciamo un esempio per dire un marchio familiare forte, entra in questa, no? In modo, c'è questo rischio, ma dall'altra parte abbiamo un consumatore che probabilmente accederà di più perché le barriere si stanno abbassando. Peraltro non tutti i dentisti hanno davvero sentito un reale problema di riduzione. Quando noi abbiamo dei dentisti, come immagino in un'accademia come questa, molto evoluti, questo fenomeno non è così esteso. Il fenomeno riguarda delle strutture piccole. Non credo alla salute low cost. No. Assolutamente. Certo. Quindi la qualità in qualunque settore deve costare. Io credo che ci sia, ho rilevato questo, abbiamo rilevato come associazione, una forte ignoranza da parte del cittadino in relazione al campo dell'odontoiatria. L'intervento odontoiatrico viene letto e interpretato come wellness, come salute, ma come benessere psicofisico, ma non come intervento medico. C'è questa ignoranza. Già di per sé chiedere un preventivo via internet, senza che il dottore, perché è un medico quello che ti deve operare, non ti abbia visto, non lo so fino a che punto sia corretto. Fatti dare comunque poi la copia della cartella clinica contenente, diamogli almeno dei suggerimenti da operare, perché la cartella clinica ti dirà che tipo di materiali di intervento, le copie dei referti radiologici effettuati. Noi qui abbiamo due odontotecnici e dopo vedremo qual è la complessità della figura dell'odontotecnico. La figura dell'odontotecnico, quando noi parliamo di queste cose qua, è determinante. Oggi l'odontotecnico è una figura che deve avere un livello di competenze, di organizzazione aziendale, che non è assolutamente noto alla popolazione. L'odontotecnico è obbligato in Italia per ogni dispositivo che produce, che è un dispositivo su misura, che dopo vi verrà fatto vedere, a rilasciare una dichiarazione in ottemperanza alla legge alla 9342, dove sono specificati tutti i materiali, i lotti di produzione di materiali, in maniera tale che ci sia la tracciabilità di materiali. Tutto questo il cittadino italiano lo può avere. Lei sa dello scandalo della Francia di 4-5 anni fa. In Francia è successo uno scandalo incredibile,
4-5 anni fa, perché venivano messe in bocca delle protesi in zirconia, che è un materiale particolare, costruiti in Madagascar, in tutti gli ex territori coloniali francesi, con un contenuto in piombo 11 volte superiore al normale. È successo un patatrac, adesso la Francia ha una legislazione estremamente rigida in relazione ai dispositivi che vengono messi in bocca alla gente. Credo che il gap è rappresentato dall'omessa comunicazione che viene fatta al cittadino. Quindi dobbiamo necessariamente informarlo di quelli che possono essere i rischi, ferma restando l'ignoranza. Quindi magari facciamo un discorso sinergico tra associazioni. E mi riferisco soprattutto che non è vero che gli ordini dei medici non hanno più il controllo su quelle che sono le pratiche commerciali. A me dà fastidio che nel campo della salute, nel campo un medico, si parli di pratica commerciale, perché trovo fastidioso che si parli del paziente, da intendersi non colui il quale, come qualcuno sostiene, ha pazienza, ma in realtà chi patisce una sofferenza, venga invece trasformato in un mero cliente. Viene da lei un signore che ha bisogno di curarsi. Come ci si regola in questi casi? Siccome la corona è una terapia, non è la sola terapia protesica, l'abbiamo presa come esempio di terapia protesica, ma è una terapia che ha un costo biologico prima ancora che economico. E quindi siamo sicuri che sia realmente l'unico tipo di terapia possibile? Quando si parla di terapia protesica, l'odontotecnico la gioca da protagonista esattamente come noi. Chi stabilisce se utilizzare un materiale di prima, seconda o terza scelta? L'impronta viene bene lo stesso con la terza scelta? Direi di no. Ecco, quindi soltanto quelli di prima scelta? Direi di sì. Quindi c'è il rapporto fiduciario con il paziente? Assolutamente sì, che è alla bene. Base di ogni terapia. Andiamo il rapporto avanti. Fiduciario, perché noi non curiamo i denti. È un errore pensare che noi curiamo i denti, noi curiamo le persone. E quindi dobbiamo avere rispetto per le persone, e il rispetto comincia con appunto l'esecuzione di tutta una serie di procedure che mettono a salvaguardia rispetto alle infezioni crociate, sia il paziente che le persone che lavorano con noi. E qui abbiamo delle scelte, ci sono articolatori più semplici e articolatori più sofisticati, che non sono solo sofisticati perché sono più complessi, ma anche perché sono molto più precisi. E la differenza in termini di costi è tempo di montaggio su questi strumenti e il costo degli stessi strumenti. In laboratorio dobbiamo essere dotati di sistemi che sono abbastanza sofisticati e costosi, e questo sicuramente va a incidere sui costi di gestione di un laboratorio. E sempre utilizzando strumenti ottici di ingrandimento viene controllata, adattata per avere la massima precisione. Qui stiamo parlando di poche decine di micron, quindi non stiamo parlando di cose grossolane, stiamo parlando di precisioni che sono piuttosto importanti, per arrivare ad avere un effetto dente con un materiale che non è dente. Quindi le conoscenze che noi dobbiamo avere in questo senso sono molto importanti, e sono conoscenze merceologiche, biomeccaniche e anatomiche di un certo valore. Pensate che un odontotecnico, per arrivare a fare in maniera veramente valida corone di questo tipo, impiega anni di lavoro per poter arrivare a avere degli ottimi risultati. Poi le corone vengono finite, vengono adattate e si fa la superficie del dente. La superficie del dente vuol dire avere una superficie che abbia le caratteristiche identiche all'altro dente, perché la luce che investe questo dente deve riflettere nella stessa maniera come il dente naturale. Questo per avere una risposta estetica valida. E allora, se noi saremo stati bravi, se il nostro odontotecnico sarà stato bravo, se vi avremo spiegato prima, durante e dopo il modo di pulire questo dente e i denti a fianco, e avremo istituito un programma di mantenimento, di igiene personalizzato per voi, così come è successo ai denti del dottor Vespa, la nostra corona rimarrà nella vostra bocca per sorridere, masticare e vivere con voi molti, molti, molti anni. Qual è il costo medio per un prodotto di questa qualità? Questo ce lo spiegherà il dottor Di Marco. Stiamo parlando di un costo della corona in ceramica che, quando vedrete il numero, visualizzerà l'esclusione semplicemente solo del costo dell'odontoiatra. Quindi il costo del dentista è stato escluso. Mi potrebbe venire incontro in questo caso per specificare cosa vuol dire essere socio attivo AIO. Allora, cioè, noi abbiamo preso qua dei campioni, abbiamo preso 5 studi, 5 laboratori, abbastanza uniformi come caratteristiche,
all'interno dei soci attivi dell'Accademia. I soci attivi dell'Accademia sono dei soci che hanno presentato dei casi clinici ad una commissione e quindi, superato questo esame, sono diventati soci attivi. Vediamo quali sono gli step clinici. Questi sono gli stessi step che voi avete visto appena descritti nella precedente esposizione. E le parti in azzurro sono le sedute cliniche presso l'odontoiatra. Le parti in rosa sono le sedute invece fatte presso, in questo caso, le lavorazioni fatte presso il laboratorio odontotecnico. Sono 10 fasi importanti che hanno determinate necessità anche da un punto di vista biologico. Alle quali va aggiunto il lavoro di laboratorio. Esattamente, infatti e lo ritroviamo sotto. Quante ore sono sotto. Quelle di laboratorio? Il lavoro di laboratorio cuba nella media del nostro campione 284 minuti. I costi variabili sono i costi del materiale di consumo. Ricordiamo prima la dottoressa Micarelli ha detto di diverse qualità. Noi abbiamo preso la qualità IOP, per essere precisi, la qualità IOP. I costi di struttura a bilancio hanno un impatto notevole, ecco. 6 giornate di aggiornamento per certe determinate ovviamente terapie fatte in centri, comunque in corsi adeguati. Se io faccio solo 6 giornate di aggiornamento, questo mi costa 9.000 euro. E questo ovviamente sta nei costi di struttura. E queste cose non le vede il paziente, ovviamente. Però da un altro punto di vista sono comunque costi che sono imputati alla gestione dello studio. Notate il costo totale. Costo medio senza il costo dell'odontoiatra, considerando il costo di questo campione IOP. 49,53 euro all'ora. Questo è il costo. Ognuno faccia le sue considerazioni. Ecco. Adesso non vorrei parametrarmi ai costi di un idraulico piuttosto che, non voglio banalizzare, ci mancherebbe, lungi da me, però questo è un costo che ci fa ragionare sicuramente. Vado oltre. Il costo, mi scusi, è 500 il costo 15 euro punto 16 di questo campione. Bene. Parliamo adesso del dentista. Noi abbiamo dei costi di quel genere. Noi raffrontiamo questi prezzi con la loro attendibilità ai prezzi dei low cost, non per difendere la categoria. Cioè noi qua dobbiamo difendere i pazienti, perché dopo io vi farò vedere qualche immagine di che cosa succede, perché alla gente quello che rimane nella testa sono le immagini, sono i numeri, cioè i soldi, e dopo sono le immagini. Cominciare a veramente far capire chi è l'odontotecnico. Noi siamo regolamentati da una legge del 1928 e non siamo più i classici artigiani di bottega, ma abbiamo delle aziende vere e proprie, dipendenti, attrezzature sofisticate, con le nuove tecnologie noi dobbiamo, certo, abbiamo fatto degli investimenti. A proposito di nuove tecnologie, possono aiutare a ridurre i costi le nuove tecnologie? Possono aiutare a ridurre i costi assolutamente, il problema è che dobbiamo fare degli investimenti importanti iniziali, dobbiamo preparare, qualificare le persone per questi strumenti, perché questi macchinari non andranno mai a sostituire l'odontotecnico. No, ma per i pazienti, certo. Perché il paziente non sa, il paziente secondo me dovrebbe andare dall'odontoiatra, e l'odontoiatra con la massima trasparenza dovrebbe dire chi è l'odontotecnico che gli fa il lavoro. Quando noi parliamo di non qualità dovremmo immaginare che stiamo parlando di persone. Noi stiamo parlando di persone che come conseguenza della non qualità subiscono dei danni non soltanto biologici, ma subiscono spesso dei danni umani ed economici che non sono indifferenti. Il destino di chi non si può permettere la qualità è inevitabilmente questa roba qua. Noi abbiamo assolutamente la possibilità di dare un'odontoiatria di qualità, ricorrendo a delle terapie intrinsecamente meno costose, però eseguite con degli standard di qualità. Il messaggio che noi dobbiamo lanciare qui è che noi non possiamo vendere a prezzi politici delle cose che costano molto, perché il risultato è che queste cose vengono fatte male. Ci sono delle domande, mi pare. Domande per favore brevi e chiare e la qualifica, nome e qualifica. Buongiorno, sono Laura Filippucci di Altro Consumo. Per rispondere alle domande che ci facevamo prima, noi l'anno scorso abbiamo fatto un'inchiesta in 140 studi odontoiatrici sui prezzi, e quindi la corona dichiarata va dai 400 ai 1200 euro, prezzo medio 700, un terzo dei dentisti applica i prezzi dai 700 agli 800 euro. La domanda è,
A me va benissimo questa variabilità. Il punto è, siamo sicuri che a un alto prezzo corrisponde sempre un'alta qualità? La risposta questo... no, evidentemente. Vado avanti. Cosa vuole quindi il cittadino? Il cittadino vuole sicuramente trasparenza, vuole un preventivo chiaro, vuole poter parlare col dentista, perché non è vero che i cittadini non capiscono nulla. Se io ho davanti a me un dentista che mi spiega attentamente, mi coinvolge, si instaura con me un rapporto di fiducia destinato a durare nel tempo. Assolutamente sì. E anche noi abbiamo fatto anche un'inchiesta qualche anno fa su i dentisti all'estero, abbiamo visitato e intervistato persone che sono andate all'estero. Molto spesso chi va all'estero, visto che è una cosa faticosa, non è che ci va solo per risparmiare, va perché magari si è trovato davanti a un dentista che gli ha dato un preventivo per un lavoro da 10-15 mila euro e non si è curato di definire con lui magari un piano di trattamento diluito nel tempo, quindi non si è avvicinato alle esigenze, certo, del paziente. Certo. Quindi sicuramente ci vuole dialogo, trasparenza e, certo, fiducia. Assolutamente. Guardi, lei ha colto esattamente nel segno. Allora, il primo punto è: spendendo molto abbiamo la garanzia di avere un lavoro di qualità? La risposta è no. Lei non c'ha assolutamente la garanzia di avere lavoro di qualità, ma questo non in Italia, lei non ce l'ha da nessuna parte. Però lei deve sapere che se spende poco, la garanzia della non qualità ce l'ha certamente. Il low cost è molto accattivante, molto competitivo sulle prestazioni a basso costo. Quando si parla di protesi, già i livelli tendono, allora, un pochino di più ad allinearsi. Benissimo. Allora, una pulizia può costare 90 euro, 100 euro, 150, a seconda delle strutture, ma non può costare 30 euro, certo, come quando uno va dal parrucchiere, e che sono i prezzi civetta di cui parlava la rappresentante di Altro Consumo. Prego. Professor, prego. Scotti. Il problema è che ci sono odontoiatri che sono laureati, una collega recentemente me l'ha sottolineato, e hanno 40 anni, specialità in parodontologia, specialità in chirurgia orale, che lavorano in un low cost a 15 euro all'ora. Adriano, uno dei soci fondatori dell'AIO. Queste cosiddette strutture low cost, parliamo delle nostre. Queste strutture low cost che prendono come operatori sanitari dei signori che vengono pagati 10 euro all'ora, la domanda è: chi di voi si farebbe curare da un simile odontoiatra in una simile struttura? E come si giustificano certi prezzi? Impossible. Mi rendo però conto che se io, neolaureato, non trovo lavoro, certo, vado a laureare anche a 7 euro all'ora, certo, oppure portare a casa la pagnotta per i miei bambini, giusto? Buongiorno. Sono Aldo Nobili, vicepresidente nazionale Andi. Vorrei stressare assolutamente l'importanza dell'atto medico. Quindi quello che mi premeva soprattutto sottolineare è l'importanza del rapporto di fiducia medico-paziente. Bene, presidente, mi pare che le conclusioni siano complicate, perché ci avete dimostrato in maniera molto chiara quali sono i costi di una ragionevole assistenza, ci avete detto che sotto certi costi non si può andare, ci avete detto purtroppo che molto spesso sotto quei prezzi si va, e allora il problema è di comunicare, se posso riassumere proprio il messaggio essenziale, alla cittadinanza che prestazioni di qualità hanno un costo spesso non sopportabile per una larga parte della cittadinanza, ma che probabilmente, e questo è una cosa ed un compito molto delicato, ma è molto di coscienza deontologica, probabilmente un dentista corretto può aiutare anche una persona che non può permettersi quelle cifre ad avere una bocca decentemente curata. Lei ha tratto delle conclusioni perfette, bene, che è esattamente questo il messaggio che noi volevamo dare.